Kate Middleton, 10 segreti beauty da duchessa. La duchessa di Cambridge spegne oggi 36 candeline. Figlia di due ex assistenti di volo ha conquistato il cuore di William, della regina Elisabetta II, dei britannici e del resto del mondo. Oggi è tra le icone di stile del XXI secolo, con il suo look raffinato, fresco e che talvolta va contro l'etichetta reale. Ma anche le sue trasgressioni hanno classe e le vengono sempre perdonate. Dopo il primo anno di matrimonio con William, lo attendevamo tutte. Dopo la nascita del principino George, ci abbiamo sperato fortissimamente. Ma soprattutto dopo l'arrivo di Charlotte, ne eravamo straconvinte. E, invece, a Kate Middleton, che oggi compie 36 anni, l'idea di un cambio di look radicale non le è mai passato per la testa. Forse è scritto nel codice reale o forse, più semplicemente, lei si piace così. Sta di fatto che Kate, da quando è diventata la duchessa di Cambridge, si è concessa davvero poche stravaganze beauty. Ma ora che a Buckingham Palace è arrivata Meghan Markle, le carte in tavola potrebbero cambiare. Tra cognate reali, si sa, ci si tiene d'occhio reciprocamente. Se poi una delle due è anche supportata dai consigli di bellezza di Victoria Beckham, la sfida non può che farsi ancora più interessante. Piaccia o meno, resta che la duchessa di Cambridge ha una classe innata, fresca e moderna. Uno stile impeccabile che, da 7 anni a questa parte, ha sempre incontrato anche il gusto della regina Elisabetta II. E così anche la sua beauty routine è tutta da copiare tranne che per qualche manicure mancata. Ecco, dunque, 10 royal tip che abbiamo scoperto dai beauty look di Kate Middleton. Uno, la manicure nude non è una vera questione di etichetta, la indossa The Queen e, avasan dire, anche Kate. Si tratta del pacato rosa pallido color ballerina slippers di Essie. L'unico con l'approvazione della regina. Due unghie al naturale? Presenti. È successo per il matrimonio della sorella Pippa, Kate si è dimenticata totalmente di applicare lo smalto d'ordinanza. Piccolo scivolone di stile. Anche le duchesse non sono perfette, ma a lei viene perdonato tutto. 3. Le piacciono le spalle scoperte. Kate sa osare anche nelle sue uscite ufficiali. In occasione dei Queen's Birthday Party in Germania tenutosi all'ambasciata britannica a Berlino. Durante il Royal Tour 2017, la duchessa ha sfoggiato un abito rosso che le lasciava le spalle nude. Un dress code non proprio royal. 4. Sperimenta creme con ingredienti unusual.
Pare che la duchessa di Cambridge si sia sottoposta a trattamenti al veleno d'ape per riattivare la produzione di collagene ed elastina e ottenere così in breve tempo un viso più luminoso e fresco. Cinque moment con la Nutella. Secondo Deborah Mitchell, sua consulente di bellezza. Kate sembra aver sperimentato la Nutella, come maschera nutriente per il viso. Nel composto presenti anche zucchero e burro cacao. Sei trucco fai da te. Kate si è truccata da sola per il giorno del suo matrimonio ed era perfetta. Il suo segreto? Le lezioni make-up di Arabella Preston. Sette per prevenire le macchie durante la gravidanza di Charlotte, Kate ha confessato di applicare sul viso Roseip Oil di Trilogy. Otto accorcia i capelli di qualche centimetro poco prima dell'inizio delle gravidanze. L'unico refresh minimal che concede alla sua lunga capigliatura castana. Nove secondo indiscrezioni reali. La sua chioma corposa e voluminosa pare avere un grande alleato, lo shampoo Kerastase Nutritive Bain Oleo. Dieci spazzolamenti cheap. Richard Ward, il suo hairstylist, ha rivelato che la duchessa usa per districarsi i capelli la Tangle Angel, una spazzola che costa poco più di 10 sterline. Due, Kate Middleton e quelle punturine che aiutano la sua bellezza. La bellissima duchessa di Cambridge nasconde un piccolo segreto. Un aiutino che la aiuta a valorizzare il suo viso solare e fresco. Kate Middleton ha un viso splendido. Non c'è dubbio. Luminoso, solare, fresco. Ma qual è il segreto di bellezza della duchessa di Cambridge? Pare che Kate si sia sottoposta a dei trattamenti estetici presso il salone di bellezza di Deborah Mitchell, uno dei più rinomati e costosi di Londra. Che tipo di trattamenti? Delle punturine al viso a base di veleno d'api. Aumentano il flusso sanguigno, la Mitchell è infatti molto famosa per via della sua maschera al veleno d'api. Un mix che contiene manuka, miele, burro di karité, rose e olio essenziale di lavanda è l'ingrediente segreto. Il veleno d'api per circa l'1% che, si dice, sia perfetto per la cura dall'epidermide. Fa aumentare la percentuale di collagene e l'elasticità della pelle, contro l'insorgere delle rughe. Con un effetto assolutamente naturale, al contrario del Botox, ha spiegato l'estetista. Il consiglio che non t'aspetti, ma c'è di più. Indovinate chi è stata a raccomandare quei trattamenti a Kate? La duchessa Camilla Parker Bowles. Sì, proprio la moglie del suocero Carlo d'Inghilterra le avrebbe raccomandato di farsi fare delle punture al viso al veleno per migliorare il suo aspetto. E voi che cosa ne pensate? Kate Middleton è incinta del quarto Royal Baby e la Royal Family News che ci sta già facendo sognare. Non c'è 3 senza 4?
A giudicare dai tabloid inglesi deve essere per forza così. Gli ultimi rumors direttamente dal Regno Unito, infatti, sono quelli che riguardano la presunta quarta gravidanza della duchessa di Cambridge. Kate Middleton incinta, di nuovo, o almeno così si dice, i giornali cominciano a fare previsioni sulla data di annuncio del nuovo Royal Baby. E i siti di scommesse impazzano a furia di raccogliere pronostici sulla nascita del quarto figlio della coppia reale. Dalla Royal Family nessuna conferma né smentita, ma soltanto una precisazione. Kensington Palace ha annunciato infatti, che qualora la duchessa di Cambridge dovesse essere in dolce attesa e guai a dire incinta. Che la regina non perdona, allora verrebbe pubblicato uno statement ufficiale, come da prassi Royal Baby. Dopo la nascita dell'ultimo figlio Louise in aprile, Kate è apparsa poco sotto i riflettori. E soltanto da poco tempo ha ricominciato i suoi royal duties, come solo lei sa fare, ovvero, impeccabilmente. Fra le faide presunte tra Kate e Meghan, il neonato a cui badare, un regno da far innamorare ancor di più se è possibile. E un nipote in arrivo, una nuova gravidanza non è ciò che ci si sarebbe aspettati. Ma del resto, una doppia nascita a palazzo sarebbe il fiore o l'occhiello del 2019. Ma che cosa ne pensano William e Kate? Le fonti come sempre si accavallano e si smentiscono. Da People Magazine arrivano diverse indiscrezioni, le quali affermano. Kate non vuole altri figli, soprattutto dopo le difficoltà fisiche che ha attraversato, dovute alle forti nausee nelle precedenti tre gravidanze. Altre ancora sono le voci anonime che sostengono il presunto desiderio di William e Kate di voler allargare la famiglia. Nonostante le notizie non siano ancora ufficiali, i gossip sul quarto figlio dei duchi di Cambridge sono sempre più insistenti. Le scommesse impazzano, i portavoce della coppia tacciono, e noi non possiamo fare altro. Che immaginare un quarto bebè a completare la già perfetta Christmas card dei reali di Kensington Palace. E il pensiero è più dolce che mai.